Amici di Riapi, buongiorno. Oggi è il 28 di ottobre 2024. Andiamo a controllare le api dell'apiario vicino al mare perché sta succedendo qualcosa di strano, ovvero dei melari posizionati per farli pulire dopo la smielatura, invece di essere svuotati, vengono riempiti. Boh, per me è una cosa strana, non è la prima volta che succede, ma mai così tardi nell'anno. Le temperature non sono ovviamente rigide, però andiamo a vedere che cosa succede. Ecco qua, adesso me la dovete spiegare, questa. Cioè, oggi è il 28 di ottobre. Ora, è vero che siamo sul livello del mare e quindi non lo so che cosa ci può essere ancora, però qui abbiamo un melario che si sta riempiendo. Ma di che cosa si sta riempiendo? Cioè, ho messo un melario a pulire, quindi a togliere quel poco di miele che c'era, che era rimasto dopo la smieratura estiva, e me lo ritrovo così. Me lo ritrovo così. È miele quello lì. Quello è miele, addirittura ho percolato. O vanno in giro a rubarlo, o vanno al supermercato a comprarlo. Com'è possibile? E non è l'unico, Sì, insomma, faccio vedere che non è che sto a fare i trucchi, Questo è quello a fianco. Questo è quello a fianco, anche questo è pieno di miele. C'è qualcuno che mi può spiegare? Tra l'altro è chiaro, quindi non riesco a capire di che cosa possa essere. Lo vedete? Vedete il lucido in fondo alle celle? E quello è miele, c'è poco da fare, guardate. Quasi tutto il telaino pieno. Non ci capisco più niente. Non ci capisco più niente. Speriamo che non sia edera, perché sennò è una tragedia. L'odore non mi sembra quello, però non so. E voilà. E allora, che cosa ho fatto? Ho messo il melario, quello più vuoto, in alto, con il coprifavo, ok? Con il coprinido girato col buco aperto, e sotto ho lasciato il melario, quello più carico, perché sinceramente non so veramente cosa fare. Lo lascerò lì e vedrò cosa succede. Amici delle api, avete visto un fenomeno curioso, strano. Ovviamente io non sono un apicoltore esperto, per cui se qualcuno di voi ha da darmi qualche spiegazione, qualche consiglio, mi raccomando, lo scriva qua sotto. Lo ricordo sempre, questo non è un videocorso di apicoltura, come vedete non sono all'altezza, sono l'apicoltore della domenica, faccio un video diario, tengo un video diario per ricordare e per tenere traccia di quello che faccio, quindi ovviamente compresi gli errori. Come sempre, se potete iscrivetevi qua sotto al canale, per voi non costa nulla, per me è molto importante, e naturalmente se avete da dare dei consigli, ripeto, se avete da fare anche delle critiche, ovviamente in maniera garbata, le potete scrivere qua sotto e io cercherò di rispondervi. Grazie mille, alla prossima!